problemi col sindaco di Venezia Giorgio Orsoni nell'incontro tradizionale per lo scambio degli auguri per lo scippo dell'Arsenale e dell'area metropolitana. Niente bacio a mezzanotte in piazza San Marco il 31, tutti in maschera a Rampello a prendere distanze da Balic. Sale la febbre per la profezia dei Maya, in attesa della fine del mondo la vita notturna si scatena. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. Assalto ieri notte alle 3 del mattino alla cassa continua del discount INS ubicato in via Perlana alla Gazzera mediante l'utilizzo di una miscela di gas acetilene. La forte esplosione ha spaventato i residenti che hanno chiamato il 113. All'arrivo degli agenti c'erano ancora molte banconote rimaste a terra a causa del botto. I malviventi hanno collocato due bombole di gas all'interno della recinzione condominiale di una palazzina limitrofa al supermercato, che erano poi state collegate con tubi di gomma al dispositivo di cassa continua. Poi i ladri sono fuggiti con una Fiat grigia che è stata trovata all'interno di un canale di scolo laterale della via. E voltiamo pagina, incontro di fine anno per gli auguri di Natale con la stampa oggi a Ca' Farsetti, molti gli argomenti sul tappeto, fra i quali il patto di stabilità che rischia di essere sforato. Sentiamo. Non nascondo una certa preoccupazione, il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni a ridosso della chiusura del bilancio. Mentre brinda con la giunta augurando un buon Natale e un buon anno, mancano ancora 140 milioni di euro all'appello. Gli uffici sono al lavoro per vendere le quote Save e per dare gli ultimi permessi a Pierre Cardin e ottenere in tutto i 90 milioni necessari per chiudere il conto con Roma. Il governo ha già assicurato che i 50 mancanti, che oltretutto devono essere stanziati proprio dal Ministero delle Finanze, saranno in qualche modo spulciati. Se si sfora il patto saranno bloccate le assunzioni e non potranno essere accesi mutui nel 2013, una punizione che rischia di pesare soprattutto sulle tasche dei veneziani con altre tasse. Bilancio a parte però il sindaco vede rosa per il 2013, ad esempio per la Coppa America. La Coppa America non lo so, vedremo, anche quella non è una partita chiusa. Come sapete gli americani si sono rifatti vivi dicendo che sono disposti a venire a parlare e vediamo che cosa ci vogliono dire. Se questo dovesse essere un riavvio di un dialogo, io ne sarei ben felice. Orsoni non nasconde la delusione per gli scippi dell'Arsenale, tolto alla città con un colpo di mano in Parlamento, e per la sospensione della città metropolitana. La controriforma ha avuto la meglio sulla riforma, ha detto, ma ripone speranze che il nuovo governo recepisca le istanze del territorio dell'area Patreve, che vuole l'area metropolitana. Noi ci auguriamo che ci sia un diverso modo di approccio alle autonomie locali da parte del nuovo Parlamento e del nuovo governo. Solo così penso che l'Italia possa ripartire, perché la gran parte dell'economia viene messa in moto dagli investimenti degli enti locali. Secondo lei c'è la volontà politica di fare l'area metropolitana? Il Consiglio regionale Veneto aveva detto che temeva un pochino un'area metropolitana all'interno del suo territorio. Ma l'area metropolitana, la politica dovrà rendersi conto che è voluta dalla gente, perché come avete visto dopo l'iniziativa di Padova molti comuni, moltissimi, molti più comuni di quelli che si poteva pensare si sono espressi a favore anche a prescindere dalle appartenenze partitiche. E io credo che la politica della conservazione debba arrendersi alla politica della rinnovazione che i cittadini vogliono. Non c'è soltanto l'incubo IMU a frenare la ripresa dei consumi, si profila un'altra tassa odiosa, quella sulla spazzatura, di cui non si parla ancora. Sentiamo. Per il momento non ne parla nessuno, ma l'IMU non è l'unica batosta fiscale che Roma intende infliggere ai contribuenti. Per alimentare tra gli altri anche la costosissima e spesso inutile e dannosa macchina burocratica italiana è in arrivo la TARES, ossia la tassa sulla spazzatura e su altro, che prenderà il posto della vecchia TARSU, smaltimento dei solidi urbani, e della vecchia TIA, tariffa di igiene ambientale. È figlia del federalismo fiscale introdotto dal governo Berlusconi ed è stata applicata nel
decreto Salva Italia di Monti. Sarà molto più alta delle tasse che l'hanno preceduta. Secondo i movimenti dei consumatori, la TARES peserà addirittura di più dell'IMU già versata sulla prima casa. La famiglia media ha pagato 235 euro della tassa sulla casa, ma ne verserà 305 per le immondizie. 80 euro di spesa in più. Ma tranquilli, non si pagherà subito. Avrebbe dovuto entrare in vigore in gennaio, ma è slittata in aprile, giusto il tempo di concludere le elezioni e far digerire lo scippo della tassa sulla casa. Ma perché la TARES sarà più onerosa? Perché dovrà coprire al 100% il costo del servizio per le utenze domestiche sostenuto dai comuni. Oggi in media la copertura raggiunge il 79% soltanto. Inoltre dovrà finanziare anche l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la polizia locale e il verde. Si tratta di un extra che sarà pagato con 30 centesimi a metro quadro in più. Il nuovo balzello colpirà chiunque possieda o occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte. Il ventaglio è apertissimo, comprende case, negozi, uffici e capannoni. Da aprile le rate saranno decise dai comuni. Sarà un'ecatombe per gli esercizi commerciali e togliere l'IMU, come ha promesso Berlusconi, non servirà a nulla. Sfumata una truffa ai danni di un'anziana grazie ai consigli della polizia tramite il progetto OCHOCHO. Una donna anziana nella periferia di Mestre si è trovata sull'uscio due individui molto cordiali che le hanno chiesto: siamo quelli che devono misurare le tende per conto di sua figlia, ci fa entrare? La signora, con buona prontezza di spirito, ha risposto: mi dispiace, allora attendete mia figlia. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio a Zellarino, zona dove sono stati segnalati tentativi simili di truffa. I consigli della polizia rimangono gli stessi: non fate entrare nessuno, nel dubbio chiamate il 113. E attenzione ai borseggi negli autobus, soprattutto in questi giorni di shopping natalizio. Due borseggiatrici di 19 e 20 anni di origini bulgare sono state scoperte da un artista della CTV mentre a bordo dell'autobus che stava conducendo stavano depredando i passeggeri. La polizia ha denunciato la ventenne per tentato furto aggravato perché è stata riconosciuta da un passeggero. E a Jesolo gli agenti del commissariato hanno arrestato per spaccio di stupefacenti il cittadino marocchino di 44 anni residente in piazza Mazzini. L'uomo, che aveva un regolare permesso di soggiorno e di professione faceva il panettiere, è stato scoperto al termine di una paziente attività investigativa. Nella sua abitazione sono stati sequestrati 500 grammi di hashish, trovato anche un bilancino di precisione. È probabile che la droga fosse destinata ai ragazzi in vista delle festività natalizie. E voltiamo pagina, le chiusure domenicali dei negozi sono contro la libera concorrenza. La bocciatura arriva dalla Corte Costituzionale con una sentenza molto attesa e che è destinata a sollevare molte polemiche. Sentiamo. Delusione del patriarcato e della Confesercenti del Veneto dopo il sì alle aperture domenicali della Corte Costituzionale. La Consulta ha bocciato i ricorsi presentati dalle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna, sacrificando sull'altare del principio nazionale ed europeo della libera concorrenza le autonomie regionali. Le commesse, insomma, dovranno lavorare anche la domenica. La sentenza arriva in giorni in cui i centri commerciali del veneziano avevano già deciso di chiudere nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, anche sull'onda di una campagna avviata dal patriarcato e dalla Confesercenti. Il primo motivato dalla salvaguardia della famiglia e la seconda dall'esigenza di difendere i piccoli commercianti dalla concorrenza della grande distribuzione. Secondo la Corte Costituzionale, una differenziazione negli orari di apertura degli esercizi commerciali tra regione e regione minerebbe l'efficacia del principio della libera concorrenza sancito dalla legge statale ed europea. Una sentenza che sta facendo molto discutere, soprattutto chi nel Veneto da mesi ha organizzato manifestazioni contro la liberalizzazione, tra cui anche la CGIL. Di festa in festa vediamo le novità del Capodanno veneziano. Non ci sarà il bacio collettivo, in compenso ci si vestirà in maschera. Sentiamo le prime anticipazioni.
Niente bacio, quest'anno si va in bianco. Il rito del bacio collettivo, che pure aveva dato grandissima visibilità al Capodanno in Piazza San Marco, va in archivio per far posto a White Venice 2013. Capodanno in maschera e in abito bianco, in pratica un'anteprima del Carnevale, che difatti quest'anno è molto ravvicinato, inizierà il 26 gennaio. La rinuncia al bacio collettivo, spiegano gli organizzatori della Venezia Marketing ed Eventi, è dettata da due ragioni. Bisognava prima di tutto cambiare un format che durava già da qualche anno, e poi Love era una specie di marchio di fabbrica della precedente direzione artistica, quella di Marco Balic, mentre adesso il patron del Carnevale è Davide Rampello. Naturalmente c'è molta curiosità intorno al nuovo svolgimento della notte di San Silvestro. Probabilmente anche senza i baciatori professionisti che danno il là, la scena del bacio di gruppo potrebbe ripetersi spontaneamente. In ogni caso, la serata inizierà alle 22:30 in Piazza San Marco. Il palco sarà tutto ghiacciato e sormontato da una maschera bianca. Ci sarà musica con la Venice White Band e Chiara Luppi, mentre il conduttore dell'evento sarà un fantomatico Mr. White. Dopo il conto alla rovescia e i fuochi d'artificio, si brinderà tutti insieme e, con Dancing Sphere, una ballerina intrappolata in una sfera di cristallo ci farà rotolare dolcemente dentro il 2013. Nella strada per conoscere chi siamo, si intitola così l'iniziativa che si svolgerà domani venerdì 21 dicembre in via Cappuccina a Mestre. Dalle 19 alle 20 ci sarà una marcia di pace e solidarietà per dire no alla violenza e al degrado. Durante il percorso fra via Cappuccina e via Bembo sono previste letture di poesie e brani musicali per dimostrare che Mestre è una città viva e non ha paura. La manifestazione trae spunto da una recente rapina ai danni di un panificio di via Cappuccina. E 100 euro per l'acquisto di biciclette normali e 375 per bici con pedalata assistita, ossia elettriche. Sono i contributi che la provincia di Venezia mette sul piatto a chiunque farà domanda se residente nel suo territorio, fino ad esaurimento di 100.000 euro stanziati oggi. L'iniziativa è dell'assessore ai trasporti Giacomo Gandolfo per incentivare la mobilità ecologica. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Surgelati Italia, finalmente anche a Mestre, in zona Auchan. Più di 1000 prodotti selezionati e controllati da esperti del settore a garanzia dell'assoluta qualità e freschezza. Dall'antipasto al dessert, tantissime idee da portare in tavola, che stuzzicheranno anche i palati più raffinati. Una grande varietà di carni, pesce, verdure, prodotti panati da forno o pastellati pronti da friggere. Euro Surgelati Italia, dal produttore al consumatore, senza intermediari. Convenienza imbattibile. Euro Surgelati Italia è a Gambarare di Mira, Statale Romea, e ora anche a Mestre, via Don Tosatto 115, fronte Auchan, e a Rovigo, viale Porta Po 185, fronte La Fattoria. È iniziato il conto alla rovescia per il fatidico 21 dicembre, data della fine del mondo, secondo un'antica profezia maya. Nessuno naturalmente ci crede, ma i riti di scongiuro non mancano, così come gli eventi speciali organizzati un po' ovunque per vivere la giornata in maniera apocalittica. Vediamo. Manca poco alla fine del mondo e nessuno già ci crede più. La profezia maya che ha fatto pensare a un'imminente catastrofe sarebbe soltanto un equivoco o forse una leggenda metropolitana. La NASA ha ufficialmente smentito: non c'è nessun asteroide in arrivo dallo spazio in grado di distruggere la Terra.
fine del mondo o no, il 21-12-12 è sulla bocca di tutti per i motivi più disparati. C'è chi si chiede qual è la colonna sonora giusta, visto che l'ultimo giorno sul pianeta è stato cantato da molti artisti, U2 e Rem in testa. Oppure girano sondaggi del tipo con chi vorresti passare le ultime ore sulla Terra. In Siberia spopola il kit di sopravvivenza chiamato Apocalisse. Medicine, sapone, una corda e una bottiglia di vodka al modico prezzo di 22 euro. Su YouTube girano un sacco di istruzioni per l'uso anticatastrofe. Senza tanto scherzare, c'è invece chi ha già allestito una sorta di bunker rifugio per ogni evenienza. Uno di questi si trova sui Colli Euganei. E il 21-12-12 è anche un ottimo incentivo al turismo. Fra le località che saranno risparmiate dallo spaventoso cataclisma o forse dallo sbarco dei marziani, c'è la Valle d'Itria, dove si trova un importante santuario Babai. Bene, questa zona potrebbe salvarsi trasformandosi in un'isola. Ovvio che le prenotazioni hanno subito un'impennata. La Regione Puglia ringrazia Emaia. Intanto la lista di eventi organizzati per la sera del 21 fa pensare a un capodanno bis. Si mangia, anzi si maia e si beve un po' dappertutto. Ai Marghera Docks, ovvero nei locali Vapore, Principe e Dining Room, mega festa intitolata Marghera suona la fine del mondo, mentre a Venezia il Teatro San Gallo propone un concerto di inizio e fine era col suono ipnotico delle campane tibetane. Chi fosse interessato alla storia dei Maya può visitare la mostra Espiritu Maya al Candiani di Mestre. Insomma, tra una cosa e l'altra, saremo arrivati al 22, probabilmente sani e salvi. Ed ora Pugni sotto l'albero, è il titolo della manifestazione organizzata da Union Box Mestre in onore di Francesco De Piccoli, medaglia d'oro alle Olimpiadi del 60. Vediamo. Ma abbiamo concluso anche quest'anno con il secondo trofeo Pugni sotto l'albero, la stagione agonistica dell'Union Box Mestre. Quest'anno l'abbiamo dedicata a Francesco De Piccoli, medaglia d'oro dei pesi massimi alle Olimpiadi del 1960, approfittando anche del fatto che compiva 75 anni, quindi una bella quota insomma. E abbiamo visto degli incontri abbastanza importanti, abbiamo visto anche alcune delusioni di alcuni pugili che hanno preso sotto gamba questo avvenimento, ma insomma, come si dice, chi cade può solo che risalire, quindi ringraziamo ancora l'assessorato allo sport del Comune di Venezia, la municipalità e alcuni sponsor che ci hanno aiutato, però è dura. Però noi ce la mettiamo tutta e pensiamo che anche l'anno prossimo riusciamo a mantenere, se non tutte, ma insomma le più significative iniziative della nostra società pugilistica. Una serata meravigliosa, quindi imperniata su diversi incontri, alcuni bellissimi, alcuni discreti, in ogni modo abbastanza gente, spettacolo veramente ottimo, quindi che dire che il pugilato tiene banco ancora, quindi abbiamo bisogno di qualche elemento nuovo, quindi qualche giovane che abbia una grande buona volontà di poter realizzare il suo sogno di diventare un grande campione. Io mi auguro che questo succeda e certo, sono certo che questo succederà anche. Quindi. Grazie a voi ragazzi. Abbiamo qui con noi l'insegnante dell'Union Box Mestre, gli chiediamo soltanto un parere di questi giovani che frequentano la palestra e come vede il futuro anche per il pugilato nella nostra città e anche nel nostro Veneto. I giovani oggi hanno fatto tutti quanti, al di là di Verdetti, una bella figura, sia quelli che cominciano da poco e sia quelli che sono già blasonati da tanto. Abbiamo incontrato gente fortissima nel settore, perché tipo quello che ha incontrato Romari, che ha più di 60 match e sta passando professionista, quindi
è un valido come se boxer anche con tanta esperienza. Quello che ha incontrato Victor ha avuto la sfortuna di farsi male anche la gamba, comunque i giochi sopra ci stanno quando si incontra gente forte e così. Comunque tutto sommato la box nel Veneto e la nostra box qua a Mestre sta avendo buoni successi, buoni elementi che vengono su un po' alla volta. C'è da lavorarci dietro tanto, però un po' alla volta ci sta. Auguriamo a tutti un felice anno e buone feste e a noi di continuare su questa strada, soprattutto per i giovani che frequentano la palestra, come è possibile vedere. Abbiamo fatto 14 incontri, ma altri 4 ne mancano l'appello perché non abbiamo trovato avversari. Speriamo di aver dato uno spettacolo significativo a questo sport e a questa città, per cui arrivederci a tutti e sosteneteci, perché il pugilato ha bisogno di voi, oltre che di noi insegnanti. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Tra giovedì sera e venerdì mattina, rapido passaggio di una perturbazione, poi clima stabile ma con foschie e nebbie. Venerdì 21 dicembre, tempo debolmente perturbato fino al mattino, con precipitazioni o pioggia mista a neve. Dalle ore centrali, nuvolosità in attenuazione, banchi di nebbia in serata, temperature in rialzo, mare calmo o poco mosso. Sabato 22 dicembre, clima stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo foschie sulle zone pianeggianti. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento, valori stazionari, mare calmo o poco mosso. Domenica 23 dicembre, tempo stabile e parzialmente soleggiato, salvo nubi basse o nebbie, livelli in salita. Lunedì 24 dicembre, cielo coperto, banchi di nebbia, minime e massime in salita, comprese fra i 4 e i 7 gradi sopra zero. La marea di venerdì 21 dicembre è normale, la massima alle 4,55 e 65 cm, la minima alle 12,35 e 10 cm. Vi lasciamo sulle note della Chiara Stella, cantata di casa in casa da un coro di voci bianche della Riviera del Brenta. Sono i ragazzi della parrocchia di San Giacomo di San Don di Fossò. Su queste note io vi saluto e vi do appuntamento alle edizioni delle 6.30, 7.30 e per l'informazione serale 19, 20, 30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia. Siamo qua con la...